Eccoci in diretta su Facebook. L'ospite di oggi è l'onorevole Claudio Signorile, che ringrazio per essere con noi. Grazie davvero. E poi, Diego, che è Diego. Buongiorno. Diego è a Cracovia, per la cronaca. Lui abita a Cracovia, ma è il nostro storico politologo, e sarà lui principalmente a dialogare con lei. Io volevo però aprire questo incontro con una frase sua che io non conoscevo, devo dire. Poi l'abbiamo messa nel cartellone di presentazione di questo incontro, e che mi ha molto incuriosito, quando dice: quando ti rendi conto che combattere per fare un asilo a nido non ti risolve niente, scopri la politica e allora diventi socialista. Come nasce questa frase, e che cosa c'è dietro questa frase? No, questa frase non è una frase, fa parte di un'intervista che, se non ricordo male, feci con Sabelli Fioretti diversi anni fa, e dietro questa frase c'è la mia esperienza di come dire, accesso alla politica, nel senso che a Taranto, dove esisteva una attenzione sociale molto intensa, Taranto era una città industriale ma nello stesso tempo fortemente legata al retroterra agricolo, la Basilicata era la realtà che aveva espresso Rocco Scodellaro. Fare o battersi per difendere i braccianti, costituire gli asili nido, creare le cooperative, era una delle condizioni, diciamo, che segnavano l'esperienza di vita di un giovane, avevo 16 anni, 17, però, ecco, di sinistra, ma non c'era questa identità così precisa, diciamo, partitica e di schieramento. Sto parlando degli anni 50. Poi, ecco, esattamente quello che ho descritto, battaglia per fare l'asilo nido, poi ti accorgi che un asilo nido da solo non risolve nessuno dei problemi che legavano la vita del bracciante a una condizione decente di sopravvivenza, che combattere per fare la cooperativa non mette al riparo i piccoli coltivatori dallo sfruttamento, stiamo parlando del vino, dell'uva, della raccolta, e che quindi tutto questo deve essere condotto all'interno di una lettura più ampia, più partecipe, più intensa, che affronti i nodi dei problemi alla loro radice, e a quel punto ti accorgi che c'è chi ha parlato così e chi ha fatto politica, e chi ha fatto politica da socialista. Ho fatto il nome di Rocco Scodellaro perché fu stato un punto di riferimento per il socialismo pugliese, in particolare per la realtà della quale io faccio parte, cioè l'area ionico-salentina, e via via Tommaso Fiore, ci sono state figure, proprio la politica, i diventi sociali con i quali poi io mi interfacciavo erano socialisti e mi hanno guidato verso questa scelta. E la scelta diventa radicale quando, visto che mi hai fatto questa domanda, è interessante anche raccontarla. Perché divento socialista? 1956, ottobre, invasione dell'Ungheria. Io sono ad Arezzo per motivi di studio, stavo andando a vedere delle carte. Allora mi stavo. Mi ricordo bar nella quale c'era la radio a tutto volume che trasmetteva l'invasione di buste, e di modo a pensiero in lacrime, letteralmente in lacrime, perché mi crollava il mito dell'Unione Sovietica, mi crollava la sinistra nella quale mi riconoscevo. Due giorni dopo ritorno a Taranto e mi iscrivo al Partito Socialista. Perché al Partito Socialista? Perché è il partito della libertà, il partito che ha rifiutato apertamente e chiaramente l'invasione di Budapest, e il Partito Comunista si avvia nella mia coscienza ad essere un'altra cosa che con la sinistra democratica, con la sinistra delle libertà, ha sempre meno a che fare. Ecco, questa è un'esperienza vissuta, sto parlando anno 1956, precedentemente la frase che tu mi hai ricordato si riferisce a un'esperienza di 2 o 3 anni prima. Avviene questo in quegli anni, che una parte della gioventù che si riconosceva in una sinistra in cui la componente sociale era molto forte, ma altrettanto forte era l'aspirazione alla libertà, guarda al Partito Socialista come al partito
chiamiamolo così, identitario, più autorevole e nello stesso tempo più vero. E molto rapidamente lei arriva a diventare segretario nazionale della Federazione Giovanile, no? Nell'arco di pochissimi anni, di fatto. Beh, io divento segretario nazionale della Federazione Giovanile quando c'è la scissione dello ZIU, perché esce la maggioranza della Federazione Giovanile Socialista, che era dello ZIUP, formiamo prima un comitato di reggenza, poi divento segretario nazionale. Io sono un socialista lombardiano, quindi autonomista, ma fortemente segnato, diciamo, dal rapporto a sinistra. I lombardiani sono stati una componente abbastanza identificabile nella vita politica di quegli anni, parlo di molti anni. E diventando segretario della Federazione Giovanile avvio la costruzione della sinistra interna, della sinistra autonomista, quella che per capirci darà vita poi alla svolta del Midas. Perché dico questo? Perché quando avviene il secondo momento drammatico, la unificazione con l'OPSD, che poi andò male, ma insomma fu tutta l'area giovanile non accettò questa unificazione. Io mi ricordo che raccolsi in un'assemblea che è rimasta storica 72 segretari delle federazioni giovanili di tutta Italia e tutti insieme ci dimettemmo e ci iscrivemmo al partito. La Federazione Giovanile Socialista aveva un suo tesseramento autonomo rispetto al Partito Socialista. Ecco, noi ci dimettemmo, ci iscrivemmo al partito e rifondammo la sinistra lombardiana, che da essere solo lombardiana aveva il 7%, diventa quella sinistra autonomista, quella sinistra diciamo programmatica, riformatrice, si usava questo termine allora, che poi ha partecipato alla vicenda del Partito Socialista degli anni successivi. Certo che per noi nati insomma politicamente nella Seconda Repubblica, già ai tempi della Seconda Repubblica, io insomma sono dell'83, quindi sono molto giovane, sentire queste cose fa molto impressione, no? Perché viviamo in un'epoca in cui non c'è di fatto vita nelle federazioni giovanili, non esistono di fatto, se esistono sono di fatto finte, no? Giovanile, non voglio interromperti, ma non dimenticare un fatto che è importante per tutti. Noi in realtà crescemmo molto come giovani socialisti perché prendemmo la direzione del movimento universitario. Portammo De Michelis al presidente dell'UGIO, portai io allora lo segretario della Federazione Giovanile, poi via via altri, Inglesi, Sparto, tutte figure. Avere la guida del movimento universitario significava avere, come dire, l'identità di leadership rispetto al movimento che rappresentava poi gli elementi di scontro libertari, le grandi battaglie civili. Ecco, tutto questo noi lo portammo dentro il PSI e non a caso fummo in questa realtà giovanile che ti sto richiamando, ma non solo nel PSI, anche nel PC, anche nella DC, figure che sono diventate poi leader di partito, da Occhetto, Petruccioli. Occhetto era segretario della Federazione Giovanile Comunista quando io ero socialista, e così via via tutto questo. Pannella. È abbastanza interessante, Marco Pannella, naturalmente, Emma Bonino, sono tutte figure che nascono da quegli anni 50 e 60, che sono formidabili come cultura politica che si rinnova e come identità di figure che organizzano la politica. Non mi viene da pensare che comunque anche il distaccamento che c'è oggi rispetto alla politica viene anche da una mancanza di una politica di base che all'epoca c'era, no? Oggi non c'è più la rappresentanza né nelle università né nei giovani ormai, no? Non c'è più nulla di tutto questo, no? Da qui nasce la mancanza di classe dirigente, da qui la mancanza di un collegamento dei giovani con la politica. Attento, la classe dirigente è anche la conseguenza di strutture che la consentano, in qualche maniera la chiedono. Una classe dirigente emerge anche dal modo di strutturare la politica, di farla diventare qualcosa che si identifica con i fatti concreti da un lato, con i grandi valori dall'altro. La classe dirigente unifica o crea un rapporto collegato fra le due cose. Quando non c'è, cade tutto. Certo. Tutto questo è sembrato poter essere sostituito da un modo diverso di presentare i problemi,
superficialmente, naturalmente, da un modo eccessivo e probabilmente anche sbagliato alla fine, di utilizzare un'enorme opportunità come che è rappresentata dalla rete, dagli strumenti virtuali, dai social. Ecco, una classe dirigente che si imposti su questa rinnovata, diversa capacità di presentazione delle cose, a mio avviso è qualcosa di cui il paese ha bisogno. Attenzione, io sono convinto che noi abbiamo in qualche maniera meritato la fine che i partiti hanno fatto, perché in un certo senso si è gradualmente dissolta quella forza magmatica rappresentata dal partito come portatore di interessi generali e di valori generali, per diventare strumento di esercizio di modesti poteri. Però se non ci sono i partiti non c'è la democrazia. La democrazia si governa attraverso la capacità di costruire percorsi di consenso. Un percorso di consenso democratico è il partito. Senza di questo c'è Rousseau, insomma, le esperienze abbastanza modeste che stiamo facendo in questi anni. I primi sintomi di quello che sta dicendo lei nascono già negli anni Ottanta, quindi nel senso… Alla fine degli anni Ottanta. Perché già gli anni Ottanta sono anni molto politici, molto intensi. C'è una cosa che io ecco, per esempio, tutti ricordiamo, io sono stato ministro di quel governo, il governo Craxi, no? Quindi il ricordo è i socialisti che governavano il paese, governavano bene, ma bene, poi sostanzialmente abbiamo fatto le cose importanti. Quello che non si sa e che verrà adesso, che le ritiro fuori, è che in quegli anni c'era socialismo. Oggi è una rivista bellissima, forse la più bella rivista europea, lo dicono io, lo dicevano gli altri, nella quale scriveva tutta la sinistra europea, e per 4 anni, mentre noi governavamo il paese, avevamo la sinistra, la capacità di legare insieme i processi fattuali. Io dicevo una frase, mi ricordo, un po' enfatica, però per farci capire: si pensa per sistemi, si governa per progetti. Ecco, noi volevamo, governavamo per progetti, ma pensavamo per sistemi. Noi facevamo, per esempio, le cose di cui mi occupavo io, l'alta velocità, però facevamo il piano generale dei trasporti. Si faceva il ragionamento sull'occupazione, però nello stesso tempo si combatteva per la scala mobile. Cioè era un modo di ragionare che veniva poi chiamato, questo vi ricorderà qualcosa, la sinistra di governo, ecco. Cioè, il governare non attraverso la mediazione ma attraverso la forza della programmazione, la forza e la capacità della presentazione di un progetto all'interno di un sistema. Ecco, questo era un modo. Negli anni Ottanta i socialisti erano questi, quelli che governavano e però producevano cultura politica e progettuale. Questo bisogna fare. Questo lo può fare. Questo lo può fare solamente un partito che ha alle spalle una storia, no? Perché è in grado di andare oltre al consenso momentaneo, ma con uno sguardo più verso il futuro, è quello che manca oggi in Italia. Esattamente così. Non inventi queste cose, le fai, però non devi neanche lasciarti prendere dallo sguardo al passato. Ecco, la forza, scusami se ci autocitiamo, nostra, diciamo, il Midas, che fu l'incrocio delle due parti esterne, estreme, gli autonomisti nenniani, di cui Craxi era il leader, la sinistra lombardiana, di cui ero il punto di riferimento. Queste due realtà, autonomia e alternativa, diventarono un'unica proposta politica e portarono il Partito Socialista a essere per più di 10 anni il punto di riferimento e la guida del paese. Questo non può negarlo nessuno, possono dire le cose che vogliono dal 90 in poi, però negli anni 80 sono questi anni, cioè la fine degli anni 70 e gli anni 80. In questo mese di incontri con personaggi appunto della Prima Repubblica, abbiamo parlato con tante persone, del mondo socialista soprattutto, quello che ho percepito è la capacità di aver fatto grandi passaggi, come quello del Midas, per esempio, superando delle difficoltà e delle differenze che erano persino molto più
più marcate rispetto a quelle che esistono oggi, no? E invece la difficoltà oggi, dopo gli anni 90, dopo quelle ferite, di riuscire a superare quelle differenze, riuscire a creare un nuovo campo socialista che vada al di là delle barriere, no? Perché poi la mia generazione, chiaramente, che quelle cose le ha studiate solamente nei libri, ha difficoltà, no? A trovare delle differenze con compagni che sono in altri partiti, in altri movimenti della stessa area, no? Però è quasi come se questa visione d'insieme noi dobbiamo aspettare ancora quantomeno una generazione per poterla fare, no? Perché dall'alto sembra quasi che non ci sia la voglia di questo dialogo. Forse ci vorrebbe di nuovo quel coraggio di quegli anni, no? Di riuscire a guardare in avanti cercando di lasciarsi le ferite dietro. Scusa, ti seguo sul tuo ragionamento per dire qualcosa anche in più. Attenzione, noi, per carità, io parlo del mio partito, nel quale avevo un ruolo, comunque facevo qualcosa, ma devo parlare anche del sistema politico. In quegli anni, i famosi anni 70, noi riuscimmo a salvare, uso questo termine, un paese che aveva un'inflazione sopra il 20%, che aveva il terrorismo vero, no? Noi partiamo dalla morte di Moro, furono quasi 300 i morti. Noi parliamo della tensione sociale. Luciano Lama, che era il segretario della CGIL, venne cacciato a calci dall'Università di Roma. Questo era il paese. Il paese che venne da un sistema politico che trovò i punti d'intesa, governato e portato fuori dalla crisi. Attenzione, sto parlando di una realtà nella quale sull'altro versante non aveva il Partito Comunista di Berlinguer, seconda maniera, o il Partito Comunista, aveva il Partito Comunista di Brezhnev, cioè c'erano i carri armati russi, c'era il problema della seconda guerra fredda, c'era il problema dei missili, cioè era questo il paese nel quale noi facemmo questo grande, gigantesco sforzo. E devo dire, devo dare atto alla Democrazia Cristiana da un lato e al Partito Comunista dall'altro, di avere operato, ma dando anche il merito a noi, perché poi fu l'area socialista che cucì l'alleanza di solidarietà nazionale. Fu questo che tenne per 6 anni, attenzione, non poco, il paese, lo portò fuori. Poi, ecco, quando i socialisti presero la guida del paese, a quel punto tutte le cose che erano state messe in gestazione, o almeno alcune di queste, diventarono attive. L'economia fiorì, l'Italia divenne, si dice sempre, ma è vero, il quinto paese industriale del mondo, e tutte le cose diventarono governabili, salvo poi nel giro di qualche anno andare verso il declino. Ma quello è un altro problema, se ne parla in un'altra circostanza. Lei ha fatto un passaggio prima molto interessante, perché mi riporta di nuovo ai giorni d'oggi, no? I braccianti, il problema nel sud e tutto. No? Sembra di ascoltare anche solo la Bellanova poche settimane fa, no? È incredibile che dopo così tanti anni noi siamo ancora fermi a quei problemi. Lei, peraltro, è stato anche un ministro che si è dedicato molto al sud. No? Attenzione, sono diversi, guarda, tu tieni conto, ecco, ti parlo come ha detto ai lavori, la Puglia, la mia Puglia, il sud, anche quello del quale io fui ministro per un paio di anni, era di una povertà molto maggiore di quella attuale. Stiamo ragionando secondo schemi diversi. Oggi i braccianti di cui parla la Bellanova sono gli immigrati. Allora erano il mio vicino di casa nel paese, certo, capito? Certo. Cioè era un mondo nel quale non c'era quel sistema di infrastrutture ancora carente, ma sostanzialmente, cioè, l'autostrada arriva fin nel cuore del porto di Taranto. Io posso partire da Torino in un unico tratto, i binari delle ferrovie sono elettrificati e raddoppiati, non c'è ancora l'alta velocità, ma l'avevamo già progettata e programmata. Quindi da questo punto di vista, però hai ragione, perché così come è diverso il quadro nel quale noi collochiamo, diciamo, anche il ragionamento sul Mezzogiorno oggi, però è indispensabile che il passo in avanti, il salto in avanti, la capacità di produrre in prima persona, di essere soggetto di una strategia, di una storia, venga riconquistato, perché un po' si è persa
di vista, attenzione, si è persa di vista, una delle cose che ha segnato il dibattito in questi ultimi anni, di questo la Lega è stata protagonista, ma è stato protagonista anche un paese che ha dato alla Lega grandi consensi, è proprio questo senso della dissociazione, del Sud è un corpo estraneo nel modo in quale e il Sud ha la colpa di non cogliere questo come una spinta a produrre di più, a produrre cultura, a produrre capacità di una nuova classe dirigente. Sono tutte cose che a mio avviso verranno fuori nei prossimi anni. Non si può proseguire così, così non si va. Allora, perché, visto che ha tirato fuori il tema, in questa dicotomia, no, divisioni, no? Il Sud vive sulle spalle del Nord, il Sud dice no, il Nord ci prende i soldi dal Sud, ci deve essere una via di mezzo, no, in tutto questo, è chiaro che sia così, no? Sono entrambe le cose. E quindi cosa manca ancora al Sud per riuscire a fare quel colpo di reni che adesso lei auspicava? Guarda, faccio un ragionamento. Io considero fallita la esperienza regionalista 20, cioè l'Italia delle 20 regioni, non il regionalismo, la struttura regionale a mio avviso è una conquista della Costituzione, va difesa. Va cambiato il regionalismo 20, va ricostruito il tessuto del paese sulle grandi aree regionali, perché sono quelle che corrispondono alla esigenza di una nuova economia, alla domanda che ti fa l'Europa e così via. Questo significa che il Sud, le regioni del Mezzogiorno si devono federare, le regioni del Mezzogiorno devono dar vita a quel soggetto che fa parte e fondante dell'unità nazionale, ma che ha una sua capacità di progettazione, progettualità di cui ti parlavo prima, di realizzazione. Il Sud, se tu anziché considerarlo una realtà diffusa e diversa di regioni magari litigiose o che sprecano male o che gestiscono male il loro denaro, lo consideri nella sua unità, guardalo dall'alto un attimo, tu hai una realtà di oltre 16 milioni di abitanti, con le grandi università, i grandi porti, i grandi aeroporti, un'infrastrutturazione già realizzata per oltre l'80%, una piattaforma agroalimentare che è la più grande nel Mediterraneo costiero, soltanto il delta del Nilo è equivalente alla Tavoliere delle Puglie e a tutta la piastra agricola pugliese. Tutto questo, attenzione, mettetelo insieme, fatelo diventare parte di un progetto. Cogliete il fatto che sta nel cuore del Mediterraneo e il Mediterraneo è la realtà dalla quale passa il 20% del traffico mondiale, del traffico commerciale mondiale. Che finisce a Rotterdam. Va a Rotterdam perché non abbiamo qui la proposta da farvi e ce la stiamo avendo perché alcune cose cominciano a crescere, però Gibilterra e Suez sono a 80 miglia, il punto di passaggio sono a 80 miglia dalle coste italiane e l'Italia è della realtà europea quella che dà al Mediterraneo oltre il 50% di aree di riferimento attrezzate. Ecco, il Sud, se il Sud è questo, allora tu hai una nuova Italia, il Sud che si presenta come portatore di ricchezza perché ha il denaro della comunità europea, ha la sua ricchezza di base. Le grandi regioni del centro e del nord, non più di 5-6, c'è un vecchio studio di Miglio da un lato della Lega, ma anche della Fondazione Agnelli che portava a 7 le regioni comprese le isole, è un'altra Italia, è un'Italia che ragiona sulla crescita, non sta a piangere i propri morti o la propria debolezza. In questi nostri incontri, se non sbaglio... Questo è l'uomo Sud, quello che io vedo come possibile. Rimarca quello che è uscito fuori in altri incontri, se non sbaglio, con Martelli, che diceva qualcosa di molto simile, no? Che rispetto, per esempio, all'incapacità, soprattutto del Sud,
di usare i fondi europei, è inspiegabile come non si possano mettere insieme le regioni del sud per riuscire a fare dei progetti che poi l'Europa finanzi, che colleghi tutte le regioni del sud, no? Sì, ogni regione sicuramente non è in grado di farlo, ma unite. No, ma in parte l'hai fatto. Guarda, c'è un libro, io scusa se mi cito, si chiama Italia dopo volte, fatto uscire un paio di anni fa, nel quale riprendo alcune cose delle esperienze che abbiamo fatto nel passato, e ci sono i progetti degli itinerari turistici e culturali del sud, sono una risposta a quello che stai dicendo. La piattaforma logistica del Mezzogiorno è questo, il sistema del collegamento infrastrutturale nel sud, il piano agroalimentare, il piano, sono 16 università che tu puoi collegare insieme e farle diventare un nodo importante nella formazione della classe dirigente. Ecco perché ti dico, non è impensabile, non è stato ancora trovato, per debolezza anche di una classe dirigente meridionale che è troppo avvitata a guardarsi l'ombelico, e soprattutto il non capire la comunità europea. Io sono sempre molto stupito del fatto che non si capisca come la mancanza di uso del denaro comunitario è anche dovuto alla mancanza di un linguaggio comunitario comprensibile. Noi presentiamo progetti che non hanno capacità di percorso. Mi sentite ancora? Sì, sì, sentiamo, stiamo ascoltando, certo. E anche perché l'Europa negli ultimi anni è stata sicuramente nord-centrica, no? Questo è inevitabile. E forse la funzione dell'Italia, che invece storicamente è sempre stata mediterraneo-centrica. Il Mediterraneo è diventato un mare interno all'Europa, non dimenticatelo più. Il Mediterraneo è diventato un mare interno all'Europa. Il ruolo strategico dell'Italia, parlo di strategia economica e politica, anche militare, ma teniamolo un attimo da parte, fa ed è legato a questa crescita del Mediterraneo. Guardate come si interessa la Cina del Mediterraneo, come si interessa la Russia del Mediterraneo, guardate cosa sta accadendo accanto a un disimpegno degli Stati Uniti. Potrebbe anche essere un fattore positivo se l'Europa fa il suo mestiere. Che cosa significa questa realtà della quale noi ci stiamo? Guardate, l'Italia ha sempre avuto un elemento attrattivo che ha segnato la sua capacità di crescita. Subito dopo la guerra c'è stato le case, no? Il piano familiare, l'edilizia. Poi c'è stata l'automotive, poi c'è stata le infrastrutture. Oggi è il Mediterraneo. Se noi investiamo in questo, diamo a noi delle possibilità di ricchezza aggiuntiva. Questo lo stanno cominciando a capire in parecchi. Ecco, questa è la cosa che mi rende moderatamente ottimista. Mediterraneo vuol dire anche l'altra sponda. Prego? Mediterraneo vuol dire anche l'altra sponda. È naturale, ma è quello. Ormai è così. Te ne occupi oggi soprattutto per due fattori negativi. I migranti, l'aspetto militare. Ma devi sapere che c'è gli aspetti positivi. Tutti quanti diciamo giustamente il discorso del petrolio, ma pensate all'agricoltura. Uno dei grandi problemi del tempo che avremo davanti sarà quello dell'alimentazione, ragazzi. E l'altra, quella che tu chiami l'altra sponda, è una realtà dalle infinite possibilità di crescita. Ma non lo dico io questo, lo dicono coloro che più di me fanno questo mestiere. E Craxi su questo punto di vista vedeva lungo, lui aveva ottimi rapporti la sua visione del Mediterraneo, no? Sì, certo. E forse ti dice proprio con Craxi, dire, no? Devo dire, era il partito, adesso, per carità, Craxi è stato il grande segretario, ma non è una cosa che è nata con Craxi, il rapporto ma diversi anni prima, ecco, noi abbiamo un rapporto forte col mondo arabo, col mondo... con la Nord Africa, diciamo, con l'Egitto, che riguarda anche, c'era Paolo Vittorelli che è stato per molti anni responsabile internazionale del Partito Socialista, che era praticamente un egiziano, era diventato così, dicevamo. <no? ride> È molto difficile questo da spiegare ai giovani che vedono tutto ormai in un mondo di frontiera, no?
ed è molto difficile riuscire a spiegarglielo questo, che il Nord Africa è una risorsa e, non, e lo è stato per tanti no, anni. No, semplicemente la frontiera è più là, devi andare nel Sahara, devi andare nel Sahel, cioè la frontiera è più in là. Non è sempre stato così, no. Anche andando indietro all'epoca romana, la frontiera è sempre stata più in là. Ma naturale, la frontiera più vicina per ma perché scusa la Germania cosa sta facendo? La geopolitica ha una sua forza nella storia, tu la vai sempre a ritrovare, perché corrisponde a condizioni diciamo geografiche e politiche, economiche soprattutto, che danno queste occasioni e queste possibilità. Invece noi stiamo perdendo questo treno. È notizia di pochi giorni fa, la nuova linea finanziata dai cinesi in Ungheria che connetterà il Pireo con il resto d'Europa, finanziata dai cinesi, noi stiamo di nuovo perdendo quel treno. Siamo degli assoluti cretini. Per farti capire, anche agli amici che ci stanno ascoltando, il master plan dei trasporti comunitario, sul quale si fonda tutto questo, è un documento italiano del 1985, ero io allora presidente del Consiglio dei Ministri dei Trasporti, e a Taranto, in uno di questi consigli comunitari varammo il master plan comunitario dei trasporti, che è la base di quello che poi è accaduto in tutta Europa e nell'area vicina, e lo avevamo fatto lucidamente pensando al ruolo strategico dell'Italia, tanto che io mi ricordo che andai in Egitto a firmare con Mubarak il raddoppio del canale di Suez, cosa che poi noi non facemmo perché siamo un paese di imbecilli, e 3 anni, e poi ce lo scipparono. Il nostro progetto, attenzione, venne scippato e poi realizzato altrove, con tutti i vantaggi che ne potevano derivare. Però voglio dire questo per dirti, attenzione, non c'è stata una classe dirigente disattenta, c'è stata una classe dirigente che probabilmente non ha avuto la forza, la capacità, il coraggio, in questo caso anche l'intelligenza, se vogliamo, di capire che le cose, anche se vengono fatte da altri, non necessariamente debbono essere cambiate o sostituite, si possono fare delle cose bene e farle insieme. Questo è avvenuto solo per certe cose, per molte altre no. Questo fatto di rinunciare di fatto al ruolo che nel 20 anni ci eravamo conquistati è stato il più grosso errore dagli anni 90 in poi. Terribile, io non ho mai capito quale vocazione al suicidio abbia portato i nostri a comportarsi così, va bene. Lei ha fatto un passaggio che, di nuovo, per la mia generazione è molto difficile da comprendere, no? L'epoca del terrorismo. Noi abbiamo totalmente archiviato quell'epoca quasi come se non fosse esistita, no? Oggi non se ne parla più, in Italia non si percepisce il pericolo di un ritorno. Bravo. Di quell'epoca vicino. Molto, ci siamo dimenticati totalmente, no? Sì, molto quando io vedo i ragazzi giovani di 15-16 anni, dico, ma voi sapete che noi solamente... i vostri padri si sparavano in strada, eravamo italiani che si sparavano a vicenda in strada, non è passato così tanto tempo, come è possibile che l'abbiamo dimenticata? Io e Craxi eravamo, cioè allora lui era segretario, io vice segretario, eravamo costretti ad andare in giro con la pistola, ma non sto scherzando, cioè eravamo obbligati dalla Digos ad andare in giro con la pistola, e io ho detto, io non so sparare, non sparerò mai, mi sparo su un piede, ci vuole, deve portare, perché se no dobbiamo stare dietro, il clima era questo, e attenzione, il terrorismo non era un fatto di violenza gratuita, c'era dietro tanto, e c'era una cosa soprattutto che molte volte la gente dimentica, che l'Italia era il paese di frontiera degli equilibri mondiali, dall'Italia passava il punto debole, diciamo così, del rapporto est-ovest, del rapporto atlantico Unione Sovietica, noi eravamo il punto di frontiera di questo, ed eravamo contemporaneamente il punto di passaggio dell'asse nord-sud, perché il mondo arabo guardava l'Italia, perché il terrorismo arabo usava a volte l'Italia, perché noi però eravamo contemporaneamente difensori, comunque proteggevamo, comprendevamo il dramma israeliano, era una cosa complessa. Vivere in Italia in quel periodo era di una difficoltà, e governarla. Ragazzi, vivere politica, ecco, governare politicamente. La gente ricorda Sigonella come Sigonella non è un atto o solo un atto di autonomia e di orgoglio nazionale di Craxi. Craxi in quel momento, da grande uomo di Stato,
difende una cosa che noi avevamo realizzato negli anni precedenti, l'avevano fatto i democristiani, ma noi eravamo d'accordo, l'accordo con l'OLP per cui non si faceva terrorismo in Italia, e infatti non abbiamo avuto attentati terroristici, sto parlando degli anni 60 e 70, no? Gli anni 80 è un terrorismo interno nostro, il terrorismo rosso o nero di cui conosciamo. E questo tipo di intesa aveva come contropartita che noi non arrestavamo, ove ne fossimo arrivati a conoscenza, non arrestavamo i terroristi di passaggio. E questo fu una cosa che difese un paese che era fragilissimo e debolissimo. E a Sigonella veniva violato questo, cioè quando gli americani chiesero a Abbas, di fatto significava rompere un patto che da 25 anni teneva in condizioni di relativa sicurezza il nostro paese, senza, infatti tutti gli altri l'accettavano, perché senza far danno a nessun altro. Queste cose bisogna saperle, capirle e rendersi conto, anche tu hai detto una cosa molto giusta, quanto era difficile governare l'Italia allora, però era necessario e venne governata. Questo è il fatto che io ricordo sempre a chi mi parla di quegli anni, e quando insegnavo all'università ricordavo anche ai miei studenti. Va bene. È chiaro che quei fattori esterni e interni oggi non esistono più, il mondo è cambiato, però una certa... È cambiato mica tantissimo, attenzione. Io la chiamo anarchia, però potrei definire in un altro modo, no? Del popolo italiano. Non rende così impossibile un ritorno a tensioni molto simili come quelle dell'epoca, rispetto all'interno, chiaramente. Io sono molto d'accordo con te. Io credo, anzi, che nei prossimi mesi noi rischieremo, se non vengono fatti atti di governo adeguati, delle reazioni che possono anche sfociare in una relativa... Ma io vedo queste caratteristiche. E quando vi facevo prima quel ragionamento sui partiti, perché manca la struttura verticale capace di organizzare il consenso. Il consenso viene organizzato così, alla Carlona, alla Salvini che parla da papete, a Renzi che fa discorso. Adesso non voglio parlare male di nessuno, vanno tutti bene, però, nessuno è in grado di far capire, di far crescere. Il tentativo dei 5 Stelle c'è stato, io lo riconosco, io non considero necessariamente negativa l'esperienza della rete e così via, ma non sono riusciti a tradurre questo in una struttura di consenso organica. Si vive alla giornata, sull'improvvisazione. Non si capisce che una delle componenti attraverso le quali una politica diventa riferimento per il paese è anche la competenza, è anche la continuità, è anche la serietà, è anche l'equilibrio. Mamma mia, ho fatto riferimento prima al periodo della solidarietà nazionale, ricordando che i comunisti erano quelli di Brezhnev e i democristiani erano quelli dell'Alleanza Atlantica, e però l'Italia venne governata e salvata così, mettendo insieme le diversità. Questa è la difficoltà. Però è questo che fa diventare grande la politica, quando le diversità tu le fai diventare, mantenendo le loro diversità, un fattore di crescita. Come è riuscita l'Italia a sconfiggere l'epoca del terrorismo interno? Beh, si fa sempre l'esempio di Moro, no? Sappiamo la sua posizione, lei fu uno dei pochi, sì, insieme al Partito Socialista, ad essere per la trattativista. I detrattori della sua posizione dicono, però quella posizione poi è quella che di fatto ha sconfitto l'EBR, no? E che ci ha portato verso l'uscita dall'epoca del terrorismo. No, come ci muoviamo? La posizione che ha sconfitto l'EBR è la nostra. E quando noi sostenevamo non la tesi generica del trattativismo, sostenevamo la tesi della politica attiva. Che significa politica attiva? Una legislazione che favorisca, tale da favorire il pentitismo, un'attività di infiltrazione consapevole all'interno dell'area brigatista, una strategia in ultima analisi, non la pura e semplice. Io ricordo la polemica fu selvaggia anche in quel periodo: voi aspettate che ci buttino il cadavere fra i piedi, non è possibile dire di no a delle cose che erano elementari. Ma lo Stato non tratta, non deve trattare lo Stato, il governo deve mandare le sue strutture esecutive, la sua intelligence,
come ha fatto poi negli anni successivi, attenzione Diego, il brigatismo è stato sconfitto così, perché si è portato, dopo la morte di Moro, tutte le nostre tesi, tutte le nostre richieste sono diventate governo del paese, anche perché poi diventammo noi governo del paese. E la sconfitta del terrorismo è stata la capacità di trasformare, di tradurre queste drammatiche esperienze che abbiamo fatto nella capacità di disintegrare. Il terrorismo è stato sconfitto perché è stata disintegrata la maglia stretta che loro avevano costruito nel paese e che era pericolosa, difficile da interpretare, da individuare, ma possibile. E questa possibilità l'abbiamo dimostrato. Infatti, dicevo bene, dillo, il terrorismo è stato vinto così, non da coloro che immobili, tetragoni, con le braccia conserve, aspettarono l'uccisione di Moro. Non la perdono, questa è una cosa che non riesco a perdonare. La sinistra nel passaggio degli anni 80 e 90 è stata troppo supina rispetto al capitalismo internazionale, la sua opinione? Non abbiamo visto arrivare... È stato completamente inesistente. No, è stato completamente inesistente. Ha accettato come mainstream culturale il neoliberismo. E basta vedere, adesso noi eravamo fuori, insomma, eravamo almeno quelli come me che... Io sono uscito completamente indenne da qualsiasi cosa, ne ho avute poche, ne ho avuto una in realtà. Sono uscito indenne, quindi potrei fare chissà che cosa. Però si sono messi consapevolmente e volontariamente. Però dai margini ho visto il decadere di una cultura strategica da parte della sinistra imbarazzante. È diventato dominante come cultura dominante del periodo della globalizzazione il neoliberismo. E la sinistra lo ha accettato, dice con alcuni aggiustamenti, con piccole realtà, e tutto ha avuto poi caratteristiche, devo dire, anche imbarazzanti, perché il modo col quale è stata sgominata e frantumata un'esperienza importante come quella delle partecipazioni statali, o un'esperienza importante come quella della programmazione e del governo, dicevo prima, per progetti, ha visto la sinistra partecipe. Addirittura c'è una teoria, come forse sai, che dice ma una delle ragioni degli anni 90 della distruzione del Partito Socialista, ma anche della Democrazia Cristiana, nella sua parte più consapevole, derivava dal fatto che si voleva togliere di mezzo le forze politiche che difendevano il ruolo dello Stato nell'economia. Ecco, quarto potere. Diciamo che è stato un atto di stupidità da un lato, perché in Italia lo Stato dell'economia era entrato nella debolezza del capitalismo, come tu giustamente ricordavi prima, però io faccio un ragionamento più ampio, cioè dietro di questo c'è stata una debolezza culturale, identitaria, che ha reso la sinistra incapace di essere quella che per natura e per vocazione, ma anche per l'andamento delle cose, avrebbe dovuto significare, cioè essere la realtà che capace di riorganizzare il paese in una dimensione diversa dei valori forti e grandi, degli equilibri, della lotta alla diseguaglianza, gli aspetti che hanno segnato il cammino della sinistra per tanti anni, che poi improvvisamente si sono persi come un ruscello nella sabbia, non li abbiamo più trovati. E ancora adesso io li cerco e ne trovo ogni tanto qualcuno, ma sempre più debole la voce di una sinistra consapevole, ecco. L'unica cosa che allevia un attimino la posizione dell'Italia è che è un processo che è avvenuto anche in altri paesi intorno a noi e non è avvenuto solamente in Italia, no? La sinistra in generale ha consegnato la propria base elettorale in mano ai conservatori. Ma noi eravamo considerati a livello europeo una sinistra fortemente innovativa, perché avevamo il più grande partito comunista dell'Occidente, che si era poi gradualmente evoluto verso una lettura democratica e quindi socialista anche senza dichiararlo. Avevamo il Partito Socialista Italiano, che era il partito del riformismo rivoluzionario. Qualcuno di voi ricorderà André Gorz, che era un francese, che scrisse questo, che noi adottammo come manifesto.
una sinistra che in Italia aveva un mondo cattolico e si riconosceva fortemente in questi valori. È un mondo, cioè la sinistra in Italia era culturalmente e politicamente maggioritaria. Quindi l'abbiamo pagata di più da questo punto. Magari abbiamo fatto un'esperienza di governo meno intensa come quella delle democrazie nordiche o della Germania, però l'abbiamo fatta. E poi ce la siamo persa per strada, va bene. E come facciamo a recuperare adesso tutto quello? Come fa la sinistra a tornare in mezzo alla sua base, in mezzo agli operai, nelle grandi diseguaglianze, nella classe media, per esempio, che la globalizzazione ha totalmente spazzato via? Ti faccio una domanda brutale. Ha alternative? No, non ce le ha. Così, però non mi sembra o nemmeno... Fa così. L'alternativa di sparire. No, quella non è un'alternativa, è una scelta in campo e dici io esistono, ma però non ha alternative. Quando tu dici devi ritornare fra gli operai, devi ritornare nel popolo, ecco, perché tu hai oggi difficilmente riconducibile in termini classisti, almeno in termini, vorrei essere più chiaro, in termini del classismo marxista, non sei più in condizione di riproporre, ma in termini, Ossowski aveva scritto delle cose, Ossowski è un sociologo polacco formidabile, che scrisse negli anni duri, gli anni della contestazione, sono gli anni 60-70, una teoria delle classi funzionali, che quella che oggi io ritirerei. Cioè noi dobbiamo andare a ritrovare nel sistema, nella realtà, diciamo, di un paese, la funzionalità delle classi concorrenti, antagoniste e collaborazioniste. Questo è un percorso che io mi sentirei di sollecitare a una sinistra che voglia riprendere il bandolo della sua matassa nella storia, e che riprendendo questo bandolo voglia anche essere, ecco, riprendere il bastone di comando democratico. Anche perché paradossalmente la base elettorale della sinistra si sta ogni volta più ampliando, no? Con una classe media che è spinta indietro rispetto... È così, hai ragione, è così. E via via, no, c'è un'altra cosa importante, attenzione, questo è molto importante, che vorrei venisse capito. Quando ho detto prima il neoliberismo e il mainstream della globalizzazione, parlavo ovviamente della globalizzazione economica, finanziaria, quella che ha segnato. Noi oggi stiamo entrando in una diversa globalizzazione, quella, per capirci, della sopravvivenza. Cioè l'umanità, scusate l'enfasi, deve trovare il modo per affrontare insieme il problema che sembra, a quanto mi dicono gli addetti ai lavori, di lungo periodo, non del Covid-19, ma della pandemia, il rischio costante delle pandemie, la crisi dell'ambiente, la crisi dell'alimentazione, la crisi della povertà e della disuguaglianza. Cioè ha una globalizzazione di sopravvivenza, di quelle azioni che fanno parte della cultura socialista. Il mainstream della nuova globalizzazione della sopravvivenza è il socialismo, non come scelta partigiana antagonista, ma come grande civiltà. La civilizzazione del socialismo è quella con la quale ci misureremo nei prossimi anni. E a quel punto, ecco, su questo, una sinistra che ha abbandonato il socialismo, perché il PD ha abbandonato il socialismo, lo ritrova come giustificazione e come forza della sua riorganizzazione concettuale, morale, culturale, pratica. Ecco, questa è una considerazione politica che io vorrei venisse approfondita, perché a mio avviso corrisponde alla realtà. Noi stiamo già entrando nella globalizzazione della sopravvivenza e dobbiamo attrezzarci culturalmente, perché il neoliberismo, che andava bene per la globalizzazione economica, non va bene per quello di cui c'è bisogno ora. Anche perché se qualcosa ci ha insegnato questa pandemia è che delegare intere filiere di produzione all'Asia, per esempio, ci ha poi portato a trovarci impreparati rispetto a delle necessità contingenti, no? Però non so cosa ne pensa lei, la sfida però è continentale, non è nazionale, no? Cioè una nazione non può essere continentale. Però i continenti sono fatti anche da nazioni, attenzione. Poi soprattutto un continente come l'Europa, che ha ancora fortemente i concetti identitari,
Ecco, parliamo di casa nostra. Il socialismo italiano è una cosa irripetibile negli altri paesi europei. È stato una cosa irripetibile. Noi eravamo una cosa diversa. Così come era una cosa diversa era il socialismo svedese. Mi dice, ma il socialismo democratico... No, quello è diverso da quello svedese, un'altra cosa. È il socialismo francese, una cosa... Cioè, teniamone conto, perché si ripresenteranno queste cose. Il nostro compito, la nostra forza, quella della tua generazione, naturalmente la mia, può solo limitarsi a dire le cose, però è importante anche dirle, è quella di fare in maniera che tutto questo poi converga verso una capacità di valori. Ecco, sta rinascendo il socialismo negli Stati Uniti. La gente dimentica che c'è stata una stagione precedente agli anni 20 in cui il socialismo negli Stati Uniti era una realtà molto importante e vitale, poi è stata in un certo senso risolta dall'andamento delle cose economiche, dalle cose che sappiamo. Ma ecco, io a questo credo molto, ecco, sinceramente. È una delle cose che mi fa sperare di più. Il problema, abbiamo detto prima, è quello di riuscire a superare in Italia le divisioni, no? Ci vorrebbe una specie di colpo di Stato a sinistra, nel senso di spazzare via i problemi del passato e creare una generazione nuova che guarda solamente in termini di futuro, no? Perché quelle divisioni sono insuperabili. Le ferite degli anni 90 si fanno ancora sentire oggi, è inevitabile. Si fanno sentire oggi per chi le vuol sentire. Bisogna fare un salto di qualità e anche un salto di tematica. Io ti ho dato adesso alcune riflessioni che non c'entrano niente, sono tutte proiettate sul futuro, non un futuro lontano, di dopodomani, ma quando comincia a porre il problema che io ti stavo ponendo prima, la sopravvivenza è il fondamento della nuova globalizzazione. La sopravvivenza è il brodo di cultura naturale di una coscienza socialista, di valori, di progetti, di programmi, di identità, di obiettivi. Purché non sia il socialismo, hai detto bene, del ricordo rancoroso, dell'antagonismo, della diversità per la diversità, sia il socialismo dei valori umani, ecco, non basta, bisogna dire qualcosa di più. Anche perché la sfida che ci aspetta è veramente molto gravosa. Perché da un lato abbiamo una quantità di soldi che l'Italia non ha visto da parecchi anni, e arriveranno questi soldi tra il debito che faremo e come li spendiamo? Non sai dove è bravo, esatto, arriveranno, non sai dove andranno. Però noi ci stiamo giocando perché anche non abbiamo 20 o 30 anni. Non abbiamo progetti adeguati. Nella sanità dobbiamo fare una scelta radicale. Te lo dice, io sono stato uno degli autori con Mariotti, ahimè sono più vecchio di quanto non appaia, della riforma ospedaliera. E una delle cose fondamentali sulle quali noi facevamo la battaglia, la vincemmo e quella perdemmo, fu quella della prevenzione. Cioè tu devi sapere che l'economia, che è la sanità del territorio, è il primo passaggio, cioè il punto ospedaliero è finale. L'ospedale è alla fine del percorso curativo. Tu vai in ospedale quando il percorso curativo non è più in grado di darti. Ma il percorso curativo deve essere fondato sulla prevenzione, non sull'ospedale più piccolo, capisci che voglio dire? Certo. Allora, questo ragionamento da solo ti fa cambiare la natura del modo col quale la salute viene difesa, la sanità viene gestita, ti fa capire dove è una parte importante di essa. La stessa cosa possiamo, in modo diverso per la scuola, la stessa cosa per una politica industriale che non c'è. Io l'altro giorno facevo un dibattito con degli amici milanesi che a un certo punto dicevano, ma sull'FCA, cioè chiedono dei soldi, fra l'altro hanno diritto a chiedere, ma no, non capire che l'altro grande problema, ce ne sono tre, dei prossimi anni sarà la mobilità. Tu non è più pensabile che tu fai muovere la gente e le merci come l'hai fatto in questi anni, non è possibile, perché se è vero, oppure è falso il discorso delle pandemie e così via, se è vero il discorso della sopravvivenza, delle pandemie e così via, tu devi ristrutturare la mobilità. E la devi ristrutturare, o puoi pensare di ristrutturarla senza la partecipazione dei grandi player
operanti nel settore dell'automotive, nel settore del trasporto, della logistica, degli spazi aerei, so se è chiaro. La mobilità, io feci il piano generale dei trasporti, della logistica dei trasporti, è nata di lì, c'è cioè l'alta velocità. Voi siete in una zona, cioè noi vi abbiamo riscritto il centro-nord dell'Italia. Voi andate da Milano a Torino in meno di 40 minuti. Cioè tutta l'Italia, direi i due terzi, quasi, è stata riscritta dall'alta velocità. È un mondo diverso nel quale voi vivete rispetto a quello in cui vivevo io. Questo nasce da una capacità progettuale, dal piano generale dei trasporti. La mobilità va rimodulata in questo modo. Sappiamo il trasporto pubblico, però il trasporto pubblico ci deve essere, perché è insensato e folle quello che ho sentito dire da alcuni: ma allora usiamo tutti la macchina privata? No, perché si impallano i centri studi, si impalla tutto. Vabbè, basta. Va bene, mi pare che abbiamo quasi finito. Chiudo solamente per un'ultima domanda, perché la mia impressione, ne fate tanto. Vabbè, ho la possibilità di parlare con una persona così preparata, non capita tutti i giorni. L'impressione è quella che l'Italia, dopo aver perso il treno dell'high tech, no? L'Italia è il paese con meno collegamento con internet. Devi ripetere la domanda. Che la mia paura per chiudere è che dopo che l'Italia ha perso il treno dell'high tech, no? Quindi le connessioni internet, siamo il paese con meno fibra, con meno possibilità internet, noi perdiamo anche il treno adesso della riconversione all'ecologico, che secondo me è una spinta mondiale che è irreversibile. Assolutamente, no? Assolutamente. Beh, ma tu dicendo questo non è solo una lamentazione, stai dando un tema politico di battaglia per una riorganizzazione della sinistra. Cioè, tu stai dando un tema politico. No, ma tu lo intendo. Allora, cominciamo a ragionare. Questo è un modo. Io ti ho dato un tema prima sulla sanità, sul trasporto, questo è un altro. Bastano tre o quattro temi di questo genere, che tu hai il materiale, è un quadro strategico complessivo, quello che chiama la nuova globalizzazione, che tu hai i termini per poter, come dire, rilanciare una sinistra che è socialista a questo punto, non è solo una sinistra qualsiasi. Ecco, io in questo sono molto socialista, non di appartenenza ma di convinzione. Mi ricorda solo il nome del sociologo polacco, che non sono riuscito a trovarlo? Del sociologo polacco che ha citato. Ossowski. Perché lui, andatelo a guardare, perché è un grande libro. Lui è venne pubblicato in Italia da Einaudi, Ossowski. Ma lui è a Cracovia, Ossowski. Ce lo va a cercare in polacco e se lo legge in polacco. Pensa che io sono stato a Cracovia quando c'era il regime comunista, perché ero segretario della Federazione Giovanile, facevo parte della presidenza del Fronte della Gioventù, Federazione Mondiale della Gioventù. E in Cracovia facevamo un seminario, città fantastica, allora era bella. Terribile come gestione. Vabbè. È ancora bella Cracovia. È rimasta bellissima, noi ci siamo andati. Stanisław Ossowski. Ok, allora, grazie all'onorevole signorina, noi ci siamo fatti un'ora e un quarto di lezione gratuita di storia, che è stata molto interessante, noi e tutti quelli che ci hanno ascoltati, perché almeno abbiamo imparato qualcosa, sono quelle cose che non sempre si dicono e che invece è utile sapere se si vuole crescere. Grazie mille. Grazie mille. Grazie Diego. Grazie davvero. E buona giornata. Ciao, grazie.